Punto numero 6 all'ordine del giorno, adozione variante numero 2 al piano particolareggiato dell'area ex Monte Fibre, denominato PB3, per inserimento del nuovo tribunale di Ivrea e l'approvazione di appendice alla convenzione urbanistica regolante i rapporti con il soggetto a controllo. La parola al sindaco. Grazie Presidente, io introduco questo punto, poi su eventuali questioni più tecniche o urbanistiche potrà intervenire anche l'assessore Codaplica. Come il Consiglio sa, questa variante si rende necessaria al fine di consentire la possibile ricollocazione della totalità degli uffici giudiziari che oggi sono ubicati a Palazzo Giusiana, che come noto versa in condizioni critiche sotto il profilo della manutenzione e della sicurezza, trasferimento in un unico edificio per una superficie complessiva di 6.300 metri quadri, che è ubicato all'interno dell'area ex Monte Fibre e che l'amministrazione ritiene, per i motivi enunciati in delibera che sicuramente avete avuto modo di leggere, il sito più congruo ad ospitare la funzione giudiziaria. La variante si sostanzia praticamente nell'inserire la possibilità per il suddetto immobile, oggi a destinazione produttiva, di assumere un cambio di destinazione a terziario, in modo tale da avere destinazione congrua ad ospitare gli uffici pubblici e parallelamente mutare la destinazione di altro immobile nell'area oggi destinata a terziario, per inserire invece una destinazione produttiva con la finalità di mantenere inalterato nel complesso l'equilibrio delle funzioni tra produttive e terziario secondo il mix funzionale previsto nel piano. L'altro aspetto della variante invece inerisce gli spazi a parcheggio pubblico e pertinenziale privato. Infatti la collocazione della funzione giudiziaria nell'area ha imposto la necessità di rivedere la collocazione degli spazi a parcheggio. Primo, per creare un'area ad accesso riservato recintata secondo le indicazioni prescrittive imposte dalla particolare normativa di sicurezza in adiacenza all'immobile destinato agli uffici giudiziari. Secondo, per creare nell'immediata vicinanza dell'immobile un'area a parcheggio pubblico di fruizione per gli utenti del Tribunale. La revisione degli spazi a parcheggio pubblico nell'unità attuativa in esame imposta dalle succitate esigenze è stata affrontata anche nell'ottica di dipanare i dubbi insorti anche in seno al nostro dibattito consigliare circa una discrasia tra gli spazi a parcheggio pubblico previsti nel piano particolareggiato e quelli effettivamente realizzati dal soggetto attuatore in applicazione degli obblighi assunti in sede convenzionale. Con la presente variante andiamo dunque anche ad approvare una modifica del testo convenzionale nell'articolo relativo ai parcheggi, sia per definire i tempi e modalità di realizzazione dei parcheggi di servizio al Tribunale, ma anche con l'occasione per riscrivere il testo dell'articolo convenzionale in modo più fedele al disposto letterale, della norma del piano particolareggiato, onde evitare ulteriori equivoci in fase attuativa. Il risultato di questa variante in punto di area parcheggio consegna un dato di area parcheggio pubblico realizzate o da realizzarsi nell'unità attuativa interessata alla variante a cura e spese del soggetto attuatore di circa 13.000 metri quadrati, corrispondente al dato previsto nel piano particolareggiato approvato dalla Giunta regionale del 2004. Si muta la collocazione spaziale delle superfici aree a parcheggio rispetto a quella originariamente prevista, con modifica della tavola grafica di riferimento richiamata all'articolo 11 delle norme attuative al piano.
Io vorrei sottolineare da una parte e ringraziare l'apporto del Consiglio Comunale nella discussione di questo atto che portiamo questa sera all'attenzione del Consiglio, lavoro che è stato sicuramente complesso, ma mi sembra anche importante sottolineare in questo momento il grosso sforzo fatto anche dagli uffici comunali al fine di mantenere su questo territorio un presidio importante di legalità e un presidio sicuramente con dei risvolti economici importanti per tutto il territorio. Da questo punto di vista, nei mesi scorsi avevamo rallentato anche l'iter proprio in attesa di capire quali erano i destini futuri del Tribunale. In questo momento, più rasserenati, portiamo questo atto, sapendo che chiaramente è un percorso di cui questa sera compiremo eventualmente un primo passo, ce ne saranno altri successivi anche per approvare definitivamente questo atto, ma sicuramente per individuare completamente tutti gli spazi destinati a uso del Tribunale nell'ambito dell'accorpamento della nuova circoscrizione, sicuramente sarà un lavoro complesso che le amministrazioni dovranno affrontare nei prossimi 5 anni, che sono l'arco temporale che la legge assegna per avere completamente funzionale il nuovo tribunale sul nostro territorio. Grazie, signor Sindaco. Interventi? Consigliere Pagani? Grazie Presidente, non sarò brevissimo, anche se cerco di andare un po' veloce. Fatto con un giudizio politico, è mancata certamente a questa amministrazione la volontà, la forza e forse la capacità di fare una doverosa retrospettiva critica per potersi posizionare e scegliere le cose da fare in ambito urbanistico, ma in particolare. La voce va bene. Grazie, volete che ripeta? È mancata, no? Io lo dicevo. Era il microfono, no, era il microfono. No. Dai, proviamo. È mancata certamente di questo aspetto la volontà e la forza e forse la capacità di qualche per fare una doverosa retrospettiva critica e potersi riposizionare rispetto alle scelte urbanistiche precedenti, in particolare quelle dell'area Montefiore. Questa amministrazione ha garantito una continuità acritica alle eredità provenienti dall'amministrazione precedente e infine ha ritenuto di dover lasciare qualche simbolo a futura memoria, tipo passerella museale, senza avere la capacità di contestualizzare le scelte e gli obiettivi e le finalità e senza tenere inoltre in debita considerazione il ritorno degli investimenti pubblici che, in particolare nei momenti di crisi, dovrebbe essere responsabilmente pianificato. Infatti, l'utilizzo delle risorse pubbliche non può prescindere da garantire il corretto rapporto al costo-benefici. Noi siamo sempre stati critici quando le scelte, secondo noi, non erano sufficientemente equilibrate e giustificate, come nel caso del passerella sulla donna. Ci piacerebbe poterci confrontare adesso che le scelte sono state fatte sulla reale necessità di quell'opera e sulle caratteristiche progettuali che ne hanno fatto lievitare ancora in più i costi gravosi sulla collettività. Non si è stati capaci di capire in questo momento che in questo momento la priorità era quella di investire sul miglioramento della viabilità di accesso a quest'area per quanto possibile, iniziando a realizzare il sottopasso di Verdi come era progettato nel 23,
che prevedeva la realizzazione contestualmente agli interventi del supermercato per il 200. Questo non ha fatto l'amministrazione precedente, ma tanto meno ha fatto questa amministrazione. Questi interventi sono già attuati e del sottopasso non vi traccia. Perché? Perché dare priorità alla passerella? Ve lo siete chiesti? Io sì, però non ve lo dico. Il problema della viabilità nell'area concettiva è di difficile soluzione, anche prevedendo percorsi investimenti, che sarà sempre più grande quanto più attività e servizi, come quelli che stiamo cercando di mettere, rivolti al pubblico verranno insediati in quell'ambito. Non è invece questo il momento di fare dissertazioni su ciò che era o non era giusto fare, ma è giusto evidenziare alcuni rilievi e far capire quanto ci può essere di errato e di sottovalutato nel comportamento di questa amministrazione. Questa sera abbiamo consegnato a tutti i presenti alcune nostre considerazioni che inquadrano quella che è stata la pianificazione urbanistica della città negli ultimi 30 anni e che ha condizionato e condizionerà il nostro sviluppo socio-economico anche in futuro. La nostra maggiore critica è stata rivolta al modo in cui è stato gestito il rapporto pubblico-privato per quanto attiene alla pianificazione urbanistica dall'amministrazione precedente, cioè per rapporto che va sotto il nome di urbanistica contrattata a partire dal 2002, anno di adozione della variante rispetto al 2003, al modo di come quella giunta gestito in modo del tutto autoreferenziale tuttora operazione. Urbanistica contrattata, ben definita dal professor Campo Sunuti, peraltro redattore del piano di Ivrea. Ed è proprio a causa di quella gestione che ha praticamente estromesso o messo troppo latere il Consiglio Comunale dalle scelte e dalle decisioni che oggi ci troviamo in questa difficoltà sostanziale, in una difficoltà sia amministrativa che giuridica, per poter discutere la variante messa all'ordine del giorno, che noi in fermento non volevamo mettere e così abbiamo votato con una risposta nell'area del capogruppo. Premesso che non siamo dei cittadini, che noi, da cittadini responsabili come tutti voi, siamo molto favorevoli e interessati al mantenimento tribunale della proporzionalità, ma allo stesso tempo siamo fortemente convinti che ciò debba avvenire all'interno di procedure e attuazioni legittime. Per questo chiediamo che sia attentamente verificata la situazione dell'area dal punto di vista urbanistico, perché non ci pare adeguata questa variante, che non ha le caratteristiche in sé idonee a una variante, a prescindere dall'argomento principale. Sarebbe incantonabile per l'amministrazione comunale insediare il tribunale e la procura in aree che potrebbero essere state interessate da procedure anomale e di dubbia legittimità. Ma da anni e in più sedi, ufficiali e non, ma all'interno di questo mandato elettorale, quindi rivolgendoci a questo sindaco e a questa amministrazione, abbiamo detto che si doveva intervenire per valutare se, quindi io torno 4 anni indietro, se sull'area fossero state fatte scelte che fossero in conflitto con le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, in caso affermativo si provvedesse a riportare il tutto nella norma. Queste sono state le nostre richieste, inascoltate. Purtroppo, forse per quel timore tra il reverenziale e il paralizzante che ha sempre colpito questa amministrazione sulla riconsiderazione degli aspetti urbanistici che avevano per oggetto di interventi sull'area Montefiore, non ha mai affrontato questa situazione, che invece a nostro parere evidenzia aspetti di difformità con le disposizioni di strumenti urbanistici per rispetto delle competenze tra il Consiglio Comunale e noi. Bocciati, insomma. Entrando nel merito della questione, è imprescindibile che si mettano a confronto gli elaborati della variante in discussione con gli elaborati del DPR vigente e sia verificato rispetto delle disposizioni di questi elaborati e lo stato dei fatti
riscontrabile sul sito. I elaborati urbanistici ufficiali sono elencati nell'articolo 3 del DP3, proprio la città di Tuvaro, ma lo conoscete a memoria, il 26 novembre 2005. Confrontando lo stato di fatto e lo stato di progetto, si evidenzia che le aree a parcheggio previste dall'unità di intervento 1, comprese, quindi gli edifici grigi già esistenti, sono previste a destinazione pubblica, come riportato nelle tabelle 3.1.4, dove è evidenziata la superficie di ciascuna area. Mentre di fatto, quindi pubblico quel parcheggio, mentre di fatto sono utilizzate con il parcheggio privato precitato, con le singole aree di sosta numerate, in parte acquistate da privati e altre probabilmente dalla stessa idea parcheggio. E questo mi fa tremare. I singoli stalli sono stati posti in vendita, garantendo un vantaggio economico per l'operatore privato, e questo fatto non è per nulla secondario. Inoltre si rileva che sulle aree circostanti sono state realizzate nuove aree a parcheggio libero, resesi necessarie a posteriori, di cui una parte è realizzata su area destinazione verde, negli elaborati del PP3, e una parte su via Cesare Provesi, cioè occupando pistine stradali. Non stiamo dicendo che solo quei citati sono così, anche questi sono così. Si deve tenere presente che con delibera del Consiglio Comunale del 8/12/2002 vengono approvati i criteri e gli indirizzi generali della convenzione con la società della Valtea in attuazione al PP3. Al punto 2, paragrafo G, del suscitato documento che tratta la cessazione gratuita dell'area a norma dell'articolo 45 e della lettera B, evidenzia che la quantità di aree per parcheggio e servizi deve essere fissata in 21.600, no? Cercate di ricordare questo nome. Quindi è chiaro che le aree su cui insistono i parcheggi sopra richiamati devono essere cedute all'amministrazione pubblica e non possono essere destinati ad altri usi, tanto meno essere scintate e vendute. Pertanto, da quanto sopra richiamato, è chiaro che quanto messo in atto sull'area disattende norme prescrittive degli strumenti urbanistici e delle legittime scelte del Consiglio. Parimenti, secondo me, abusive, come ho già detto, sono anche le altre aree che sono andate a sopperire queste aree tornate a più. Sono altresì da considerarsi non legittimi gli atti deliberativi approvati dalla Giunta che confliggono con gli strumenti urbanistici, in quanto la Giunta non ha titolarità per la materia urbanistica. È stato riscontrato inoltre che nella convenzione urbanistica di cui ha delibera, numero 134, articolo 6, viene riportato parcheggi pubblici alterati ai servizi per metri 4.359, altro numero che si deve ricordare meno. Ciò significa che la Giunta precedente ha redatto un testo di convenzione che non solo non rispetta quanto deliberato dal Consiglio Comunale, che prevedeva la cessione al comune di metri quadrati 21.600 da parte del privato, ma disattende anche le prescrizioni del DP3 e del PRG, mettendo a rischio il non rispetto dello standard previsto per legge e se verificato poi dovrebbe la nullità dello strumento urbanistico. Solo che finalmente non ha verificato nessuno. Le differenze tra le aree da cedere quindi è di 17.331, non da cedere in quanto comune ma da ricevere. È urgente verificare lo stato delle cose perché potrebbe configurarsi un danno patrimoniale al comune. Questo lo dico a lei, segretario in particolare, perché poi riguarderò lei due specifiche domande in relazione alla patrimonio. A nostro parere sono in atto situazioni di irregolarità che devono essere attentamente verificate per poter sanare o eventualmente sanzionare. Deve inoltre essere fatta un'accurata verifica della disponibilità delle aree per servizi per verificare se sono soddisfatte le prescrizioni dello strumento urbanistico. Questo è proprio quello attuale. E non sono soddisfatto, nemmeno della tua mia. Ci è noto che l'amministrazione non si sente più. Pronto? Adesso spento. Grazie. Pronto? Ci è noto che l'amministrazione ha richiesto un parere
questo è molto interessante della novità di questa sera, a fronte della quale io chiederò il parere al segretario generale. C'è noto che l'amministrazione ha richiesto un parere sulle procedure messe in atto dalla giunta precedente della 2023 e si è fornito copia di tale parere, nella quale il professor Barroso, nel merito al professor Torino, consulente incaricato del sindaco, esprime un giudizio positivo, cioè secondo il consulente la giunta aveva agito correttamente in quanto attuava la delibera del Consiglio Comunale numero 152 dell'11/7/2007. Sarebbe tutto corretto se fosse vero. Purtroppo il consulente deve aver avuto un lapsus freudiano, perché la delibera citata dal consulente, cioè quella 11/7/2007, non è di consiglio ma bensì di giunta, come invece avrebbe dovuto essere quella di consiglio e come ha immaginato che fosse sicuramente nel suo intimo il consulente, per quello che lo definiamo una tutoria, perché credo che nessun consulente urbanistico possa immaginare una variante fatta dalla giunta. E proprio perché approvato soltanto dalla giunta questo l'atto è legittimo. Infatti, trattando di una variante dello strumento urbanistico, l'atto dovrebbe avere l'approvazione del Consiglio Comunale, come direttamente confermato anche dal consulente. Questo non è il solo fatto che ci trovi in disaccordo con il professor Barroso, ma è certamente il più rilevante. Sto finendo, Basti pensare a tutte le condizioni previste nelle convenzioni fatte dalla giunta che non rispettano i criteri di allora e che non rispettano i criteri di indirizzi emanati finora. Gli indirizzi emanati dal Consiglio Comunale che richiamano espressamente gli lavori scritti e grafici di tre, che è legge urbanistica. Dalla lettura dei documenti molti sono i provvedimenti presi dalla giunta precedente sui quali abbiamo forti dubbi di legittimità, questo l'abbiamo detto oggi, più volte, continuiamo a ripeterlo perché sembra che non serva dirlo, però in realtà qualcuno lo valuterà prima o poi. Dubbi che riteniamo debbano essere approfonditi e chiariti prima di prendere qualsiasi altra decisione sull'area. Non è possibile prendere in esame, questo comincia a rivolgersi in particolare alla segretario, che lo sottopongo naturalmente a giudizio dei consiglieri, non è possibile prendere in esame un progetto di variante relativo all'intervento irregolare. Prima deve essere eliminato l'eventuale abuso, se di abuso si tratta. Prima deve essere ancora eliminato. A questo punto, secondo il nostro parere, non ci sono le condizioni per procedere alla valutazione della variante proposta, ma riteniamo che il sindaco debba attivarsi in quanto investito dall'obbligo di vigilare sul territorio e di garantire gli strumenti urbanistici vengano applicati correttamente. È un suo specifico dovere, ma anche un nostro specifico dovere. Siamo pubblici ufficiali. Immagino che tutti noi vogliamo essere rispettosi del principio che la legge è uguale per tutti. Perché dico questo? Perché d'altra parte, all'ultimo punto del giorno di oggi, siamo chiamati a esprimerci su una situazione di abuso edilizio dove un cittadino verrà sanzionato con l'abbattimento di un modesto manufatto per averlo realizzato in modo difforme da quanto consentito dagli strumenti urbanistici. Allora, siamo tutti uguali di fronte alla legge o no? Capisco che mantenere il Tribunale di Ivrea e la Procura sia di grande importanza per la città, ma dobbiamo garantire che gli uffici giudiziari siano trasferiti in una sede o il rispetto delle leggi urbanistiche sia incontrovertibile. Diversamente la situazione tornerebbe a essere cattiva, come ho detto una volta. Per questo riteniamo che si cerchino altre soluzioni, anche fuori dall'area Montefibra, oppure il Consiglio Comunale faccia una variante attraverso una corretta rilettura delle scelte fatte finalmente con un virtuoso e serio processo di urbanistica contrattata. Volendo, i tempi per farla possono essere rapidi. Se c'è l'unità di intenti e la volontà di tutti, noi siamo disponibili. Ho poi delle osservazioni, ma le finisco dopo. Grazie. Grazie, magari altri interventi. Del regalo fa parte dello stesso gruppo, vorrei che intervenire su altri gruppi, hanno paziente. No.
uno per gruppo e poi c'è la dichiarazione di voto, potrà intervenire anche lei. Altri interventi? Consigliere Bertrand. Grazie Presidente. Questo è un tema che è stato lungamente dibattuto in, soprattutto in fase di commissione, proprio perché principalmente per due aspetti. Il primo, per l'importanza del tema, cioè stiamo parlando della variante finalizzata al spostamento del tribunale che è una cosa che si è fatta, lo sappiamo tutti, perché il palazzo in cui risiede attualmente non è idoneo, e questo è un indirizzo che riteniamo fondamentale per la città, dato il tema che abbiamo trattato già più di una volta, proprio per la criticità del tema stesso. D'altra parte, le considerazioni, le analisi sollevate dal consigliere Pagani hanno ovviamente e giustamente sollevato delle perplessità in merito, quindi ci sono stati diversi confronti. Io credo che personalmente vorrei trattare i due temi in maniera separata e in questo modo, cioè in questo senso. La variante che andiamo ad adottare questa sera, spero, vorrei poterla votare considerando che sia valida a tutti gli effetti, come ci siamo detti in altre sedi, e che i temi sollevati dal consigliere Pagani possano essere verificati, diciamo, indipendentemente dalla dotazione della variante. Considerando anche che, come nella premessa del sindaco, questa variante va in realtà anche a riprendere, a correggere determinati aspetti, riportando la situazione a quella della convenzione precedente. Quindi da questo punto di vista credo che il confronto che c'è stato anche in altre sedi abbia un po' creato anche a me personalmente delle incertezze in certi momenti su questo tema, però credo che il tema del tribunale sia fondamentale e di conseguenza rassicurato dalla correttezza del dato che andiamo a discutere questa sera, vorrei poter votare a favore di questa variante, prendendo atto di tutte quelle che sono le considerazioni sollevate dal consigliere Pagani, sapendo che appunto già una parte di questi problemi sollevati dovrebbero andarsi a sanare con la variante stessa. Vorrei appunto condividere questa mia considerazione, perché so che queste perplessità sono state condivisa anche con altri consiglieri, credo che verranno poi esplicitate durante il dibattito. Grazie. Presidente, mozione d'ordine, Presidente. Prego. Allora, io mozione d'ordine perché il nostro regolamento, e dopo di me quando tiro fuori il regolamento, adesso mi sa che lo devo tirare di nuovo, parla che l'articolo 86, nella trattazione del stesso argomento ciascun consigliere capogruppo può parlare due volte eccetera eccetera. Comma 4, gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione a sua volta per un più di 5 minuti ciascuno. Io intendo intervenire per 5 minuti. Consigliere, non ho detto che le do la parola. Le ha detto soltanto in dichiarazioni di voto. Vabbè, comunque voglio dire, lasciamo parlare un attimo, poi dopo le do la parola a lei, se vuole parlare subito, prego. No, se tu te vengo dopo. Prego. Ogni consigliere può intervenire durante la deliberazione per 5 minuti. Solo per dare un po' di spazio. Non l'ha detto così, Presidente. L'ha detto così e se ne deve convincere. Va bene, l'ho detto così, va bene, allora prego. Consigliere, intervengo dopo. A lei la parola. Sono agitato adesso, intervengo dopo. Ah, va bene. Le chiedo scusa se l'ho fatto agitare. Altri interventi? Abbiamo questa brutta. Siamo quasi convinti che mette. Le chiedo scusa, l'ho fatto agitare. Altri interventi, consigliere. Grazie, Presidente. Avvicino. Allora, è evidente che il tema è delicato e porta con sé tutta una serie di ragionamenti politici. Allora, la prima considerazione che vorrei fare è che
dall'intervento molto corposo del consigliere Pagani, io credo che si possa dare una duplice lettura, come dire, scindolo in due. Allora, da una parte ci sono una serie di considerazioni di natura tecnica che per la stragrande maggioranza non afferiscono all'atto che questa sera noi votiamo. Sono una serie di considerazioni, alcune tecniche, alcune sono deduttive, altre induttive, diciamo così, che nel corso di questa amministrazione il consigliere Pagani ha più volte espresso in questa sede, alla quale sono state fornite delle spiegazioni che spesso il consigliere Pagani ha ritenuto insufficienti e comunque sono state fornite in parte anche dai servizi, dagli uffici, per la parte diciamo così tecnica, e sono state anche suffragate da spiegazioni di natura politica. Dopodiché c'è un altro aspetto, è un aspetto invece qua, diciamo così, che riguarda la legittimità dell'atto. Sostiene il consigliere Pagani, ha avuto modo di sostenerlo in più occasioni, in diverse conferenze dei capigruppo prima di questo consiglio, in alcune commissioni tematiche, sostiene il consigliere Pagani che, a suo giudizio, un'eventuale illegittimità di atti passati, quindi non intrapresi da questa amministrazione, sarebbe in grado di inficiare la validità di un'eventuale deliberazione consigliare oggi rispetto al tema che ci viene proposto. Ora, in conferenza del capigruppo, il segretario generale, dottoressa Giordano, ha espresso chiaramente il suo parere di legittimità riguardo all'atto che il Consiglio oggi si appresta ad approvare. Quindi, come dire, dal punto di vista della legittimità, questo atto è suffragato dal giudizio del nostro segretario generale. E d'altra parte, a questo punto, si può ancora sindacare su questo atto, ma certo che il sindacato deve essere di altra natura, cioè si deve affrontare il merito della questione, si deve dare un giudizio politico su quest'atto. E quindi mi appresto a farlo. Dal punto di vista politico, io ritengo che quest'atto sia opportuno e doveroso. Opportuno perché già oggi la sede del Tribunale è una sede con spazi inadeguati e che quindi ci sono tutta una serie di lavoratori che lavorano anche in condizioni precarie, non rispetto alla durata del loro contratto di lavoro, ma rispetto alla sicurezza e tutta un'altra serie di questioni legate all'ambiente di lavoro, al quale io francamente, del tribunale, sì, il presidente, se potessi non essere interrotto, consigliere Pagani. Ecco. Allora, dicevo, qui c'è l'opportunità, ma c'è anche un'altra necessità, che è quella di lanciare fortemente la convinzione che non solo la città di Ivrea, ma tutto il territorio vuole fortemente che il Tribunale di Ivrea ampli i limiti territoriali della propria competenza e si trasformi in quel grosso tribunale, ricordo a tutti il terzo della nostra regione, che è previsto nei disegni del legislatore e che per realizzarsi avrà un periodo, come dire, di adeguamento di 5 anni. Questo è quanto ha previsto sostanzialmente il Ministero. È ovvio che questa decisione del Ministero non è stampata a fuoco e indelebile, è soggetta a revisione, e queste possibili revisioni subiscono anche le pressioni di natura politica che arrivano dai territori.
Ricordo, consigliere Pagani, che parlamentari di altri territori che possiamo definire in competizione con il canavese circa la collocazione di un tribunale non provinciale, spingono ogni giorno per cercare di affossare il progetto del tribunale del canavese. Quindi io ritengo che chi oggi, a prescindere dal giudizio sulla legittimità dell'atto al quale io mi affido, quindi al giudizio tecnico, chi oggi intende esprimere un giudizio negativo dal punto di vista politico su questo atto che viene presentato in Consiglio, io ritengo debba assumersi tutte le responsabilità politiche di dire che questo territorio, rispetto ad accelerare o frenare il processo di ampliamento della competenza del Tribunale del Canavese, allora chi esprime perplessità dal punto di vista politico, esprime perplessità sulla volontà di questo territorio di espandere le competenze territoriali del proprio Tribunale, con tutte le conseguenze di natura economica e occupazionale che questo si porta dietro. Perché, come dire, al di là degli occupati del Tribunale, c'è quello che si chiama l'indotto, che oggi come oggi a Ivrea, tenendo conto della crisi industriale che affligge il nostro territorio, ebbene, questo indotto del Tribunale di Ivrea rappresenta la seconda potenza occupazionale del territorio. Quindi, questo è un appello che rivolgo a tutti i consiglieri, nel prendere delle decisioni, io ricordo a tutti che rallentando questo processo noi potremmo essere corresponsabili di un tentativo di affossare la permanenza di un tribunale non provinciale. Grazie a tutti, grazie Presidente. Grazie consigliere, consigliere Tegano, passare per la presentazione. Grazie Presidente. Allora, dato che abbiamo compreso che tutti i consiglieri possono intervenire, finalmente si può allargare anche il dibattito su questo tema così importante. Io più che entrare nel tema specifico, nel tecnico, nei tecnicismi che ha già illustrato in parte Pagani per dare i numeri, per dire cose, io vorrei chiedere una cosa molto semplice sia al sindaco, sia all'assessore, sia al capogruppo Dulla. Se in questi anni si sono recati mai in quell'area e hanno visto con i propri occhi quello che c'è rispetto ai disegni del PB3, se hanno visto con i propri occhi quello che c'è di reale realmente in quella zona, soprattutto nell'area dei parcheggi, perché per capire un po' se questo discorso si sta affrontando pura fantasia oppure queste persone, questi amministratori come me, hanno visto con i propri occhi cosa c'è in quella zona, dato che alcuni di questi amministratori, il sindaco Lulla, erano nel partito e quindi hanno anche visto tutto lo sviluppo di quest'area e quindi hanno anche sentito parlare, magari oltre che andare sul luogo a vedere la realtà, quella che indicava anche Pagani per questi ultimi 4 anni. E poi chiedo, queste sono domande che meritano una risposta così netta, capire un attimino, non è una domanda di pura curiosità, di tipo inquisitorio per vedere quante volte sono andate o non sono andate, ma per capire se effettivamente hanno visto con i propri occhi, e questo è importante capire questa situazione, e poi se in questo fatto in particolare il sindaco durante le riunioni con la commissione manutenzione, se non erro si chiama così, si è mai discusso di questo discorso dei parcheggi. Questo è un altro fatto importante, perché quando c'è una trattativa, come si dice, di codice civile, bisogna trattare in buona fede e quindi elencare quello che diciamo i vizi tra virgolette di quello che può comportare una installazione in una zona o l'altra. Quindi chiederei proprio alle persone che ho citato, assessore, capogruppo Lulla, in particolare il sindaco, se durante queste riunioni è stato mai verbalizzato che nell'area esisteva proprio questa problematica legata ai parcheggi, perché io non conosco i verbali di quelle riunioni, non conosco quelle cose, tanto per capire
le risposte che hanno dato su questo argomento anche la controparte. Se la controparte conosceva, sicuramente durante i dibattiti, durante gli incontri che ci sono stati diversi, per quanto vi risulta, magari hanno detto qualcosa loro su questo discorso, se sono venuti a conoscenza. Quindi prima di poter procedere a una votazione serena, tranquilla, non agitata, riprendendo la battuta di prima, vorrei capire se questo è avvenuto in quelle sedi e se non è avvenuto il perché. Grazie. Grazie consigliere Tegano, consigliere Girardini. Brevissimamente, perché la dichiarazione di voto la faremo successivamente anche in seguito al dibattito. Intervengo perché non mi è piaciuto affatto l'intervento del consigliere Dulla, che conosco come persona accorta sia nei toni che nei ragionamenti, ma credo che sia proprio andato fuori luogo, perché nel suo discorso io ho intravisto un termine forte, un ricatto politico al Consiglio Comunale, e sia chiaro che qualsiasi decisione in merito a questa delibera, dove ci sono chiaramente comunque dei punti di vista differenti di legittimità, non è una presa di posizione sul tribunale o sul futuro del tribunale, anzi si potrebbe proprio invece configurare che nel caso in cui ci fossero, non dico che ci sono, ma nel caso in cui ci fossero delle acclarate motivazioni di legittimazione, potrebbe essere quella sì una causa sfruttata da coloro che lavorano contro il verso del tribunale, ma invito tutti i consiglieri a non cedere nel ragionamento che faranno nella loro coscienza al ricatto politico fatto da tutti in quest'Aula. La valutazione non deve essere questa. Il Consiglio Comunale si esprima come meglio creda, io mi esprimerò e successivamente diremo come ci esprimeremo, ma attenzione, perché non iniziamo a prendere le questioni sotto questo profilo, perché poi ci rimettiamo tutti e ci rimette soprattutto la buona riuscita di un futuro anche occupazionale, come dicevi tu, e nessuno lo nega, siamo tutti a remare dalla stessa parte, ma remare dalla stessa parte non vuol dire mettersi, nel caso ci sia la necessità di mettersi, delle bende sugli occhi. Questo non accetto, non accetto che questo Consiglio Comunale passi un messaggio di questo genere, perché non è corretto in termini anche morali di gestione della cosa pubblica. Grazie. Grazie consigliere Girardini, consigliere Rao. Grazie Presidente, ma devo dire che anch'io vorrei sempre poter esprimere una valutazione di un voto nella piena libertà, non subendo eventuali condizionamenti o ricatti che possono derivare, diciamo così, da fattori, tra virgolette, diciamo così, esterni. Certamente sulla rassicurazione della correttezza degli atti che vengono portati ogni qualvolta in consiglio, perché il consiglio possa esprimersi, credo che debbano sempre essere garantiti, sempre, sempre, dagli organi tecnici preposti e soprattutto dai responsabili del procedimento. Quindi nel momento in cui l'atto viene portato in consiglio, tale garanzia i consiglieri dovrebbero sempre averla. Chiaramente rispetto ad alcune rilievi che sono state fatte sia durante il corso delle audizioni e dei confronti avvenuti nella commissione Assetto del territorio, nonché nella conferenza dei capigruppo, noi tutti ci siamo sentiti di chiedere tale correttezza degli atti al segretario generale in particolare. Il segretario, la dottoressa Giordano, alla domanda specifica ad essa rivolta si è sempre espressa sulla piena legittimità dell'atto portato in consiglio. Avendo appunto questa rassicurazione, che credo non dovesse neanche essere dovuta nel momento in cui, dicevo prima, l'atto viene portato,
siamo chiamati a esprimerci sul merito dell'atto. Poiché siamo chiamati a esprimerci sul merito dell'atto, chiaramente devo dire, da una parte ringrazio certamente il consigliere Pagani, nonché capogruppo dell'Italia dei Lavori, dei Valori, ad aver messo una lente di ingrandimento su un'area sulla quale questa amministrazione ha certamente adottato una serie di provvedimenti. Non credo che questa amministrazione abbia avuto, diciamo, quel percorso di cui l'Italia dei Lavori, dei Valori, accusa Pagani, il consigliere Pagani, rivolgendosi al sindaco, dice: la sua è stata un'amministrazione che ha avuto una continuità acritica rispetto agli atti e alle scelte politiche e amministrative che sono state compiute nel corso, diciamo, del precedente amministrazione, della precedente amministrazione, sull'area certamente della Montefibre. Su quell'area e sulla valutazione politica abbiamo avuto con l'Italia dei Valori e con il consigliere Pagani anche accesi scambi in consiglio comunale nel passato, scambi che portarono entrambi a rivolgersi anche alla magistratura. Io stesso presentai tempo fa un esposto alla magistratura, certamente un esposto rispetto alle dichiarazioni del consigliere e alle accuse anche che il consigliere fece allora. Detto questo, chiaramente mi sento di poter dire, anche per la forza politica che rappresento, che siamo stati tra coloro che si sono attivati, che si sono pronunciati a favore del mantenimento del Tribunale di Ivrea. Lo testimoniano anche gli atti portati in questo consiglio da parte del sottoscritto a nome del gruppo che rappresento. Addirittura atti che chiedevano all'amministrazione di attivarsi rispetto a delle inerzie iniziali che sicuramente ci sono state. Non si può non dire che non ci siano state inerzie da parte di questa amministrazione rispetto ai primi segnali dove appariva, come dire, un pericolo di una possibile soppressione del Tribunale della Procura di Brescia. Poiché eravamo coscienti dell'importanza e della rilevanza politica, economica e sociale che ha il mantenimento del Tribunale. Oggi sembra il pericolo superato, certamente la nuova distribuzione fatta con un provvedimento da parte del governo sembrerebbe assegnare addirittura con più compiti e con una giurisdizione più addirittura allargata al nostro tribunale, e non credo che eventuali tentativi che vengono quotidianamente praticati su altri territori, quei tentativi sono indirizzati in, non voglio dire in conflitto, a discapito del territorio di Ivrea. Il mantenimento del Tribunale di Pinerolo viene considerato necessario per quell'area territoriale e per un eventuale scorporo di competenze e di giurisdizione che potrebbe non avere il Tribunale eventualmente di Cuneo. Quindi
Tribunale di Ivrea, che giustamente l'onorevole Merlo, espressione del Partito Democratico, sta conducendo giustamente quella sua iniziativa, insieme esattamente a tutto quel territorio e ai rappresentanti istituzionali e non di quel territorio. La ricollocazione del Tribunale si pone non soltanto per l'inadeguatezza e l'insufficienza degli spazi, la ricollocazione del Tribunale si pone anche da tempo per l'ubicazione in cui è oggi quel Tribunale. E certamente siamo stati anche tra coloro che hanno sempre visto, conoscendo la città, in parte, con modestia, l'area Montefibre come area che potrebbe meglio, che poteva meglio, che può meglio ospitare quel servizio. L'avevamo visto anche nei momenti in cui dibattevamo la revisione del nuovo piano regolatore, certamente noi individuando nell'area della meeting point la collocazione del Tribunale, e certamente vedevamo e continuavamo a vedere quell'area come l'area che poteva non solo ospitare ma rilevarsi anche economicamente vantaggiosa per, diciamo, il trasferimento. La variante su cui siamo chiamati a pronunciarci è una variante che si pone di modificare una destinazione d'uso di un immobile da produttivo a terziario. È una variante che rimette mano anche alla ricollocazione degli spazi a parcheggio e quindi interviene anche sul testo convenzionale, perché quel testo e quella convenzione si è resa più fedele al piano particolareggiato da cui nasce il nuovo, diciamo, piano regolatore sull'area Montefibre, area sulla quale certamente, e grazie anche ai rilievi di interventi dell'Italia dei Valori, abbiamo avuto modo di conoscere alcuni errori che sono certamente intervenuti, credo errori forse non voluti da nessuno, ma capitati, e sui quali oggi questa variante prova, pone, tenta a sanare, in parte certamente, forse non tutto, ma prova a sanare. Allora, certamente se occorre sanare, occorre sanare. E quindi intenderei sostenere certamente quella variante che ci viene proposta solo per le ragioni su cui mi sono pronunciato, cioè, poiché sono chiamato a intervenire e a pronunciarmi su un cambio di destinazione d'uso, sono chiamato a pronunciarmi su una ricollocazione degli spazi di parcheggio pubblici o eventualmente pertinenziali, sono chiamato anche a intervenire per un cambio della convenzione. Chiaramente restano alcuni dei temi che l'Italia dei Valori ha sollevato e sui quali occorrerà ancora non solo riflettere, ma attivarsi non so con quali altre iniziative, con quali altri interventi, perché si possa effettivamente verificare se quelle incongruenze e se quelle eventuali mancanze in termini di atti devono essere e come possono essere sanate. Grazie consigliere Rao. Altri? Consigliere Moia?
in base al dibattito che si è svolto. La prima questione che voglio sottolineare è che nell'intervento del consigliere Duca assolutamente non c'è nulla di ricattatorio o di pressione indebita nei confronti del consiglio. Questo in modo particolare perché stabilire la legittimità di un atto di un'amministrazione non è compito dei consiglieri, non è oggetto di valutazione dei consiglieri. Ora, la legittimità di un atto è invece compito, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, del suo segretario generale. Noi non abbiamo dubbi sul tipo di valutazione che è stato dato anche nel passato, come adesso, sugli atti che vengono portati alla deliberazione del Consiglio, e da questo punto di vista appunto l'unico, diciamo così, controdeduzione non può essere fatto da un consigliere, ma può essere fatto da un giudice, fino passando dal TAR fino al Consiglio di Stato. I compiti e le attribuzioni che la legge dà ai consiglieri sono strettamente legati all'attività amministrativa, nel senso di indirizzo generale, di controllo e di regolamentazioni che vadano a informare e conformare poi gli indirizzi generali che il consiglio dà. Tutte queste attribuzioni, voi sapete, che sono state elencate nella legge 267 del 2000, quando c'è stato un cambio sostanziale nel ruolo dei consiglieri in rapporto al ruolo della giunta e del sindaco. E vuol dire che, oltre a non comparire ovviamente la valutazione di legittimità in questo elenco, che ho qui e potrei naturalmente tediare elencando tutte le cose che può fare un consiglio, per esempio è stata tolta anche la previsione di che il consiglio sia responsabile, e quindi deve votare, le convenzioni tra il comune e i privati. Questo poteva avvenire con le leggi precedenti forse, ma sicuramente dopo il 2000, con la 267, assolutamente no. Questo è un atto considerato residuale, nel senso che deve tradurre semplicemente delle decisioni già discusse e deliberate dal Consiglio, nei piani urbanistici, naturalmente nell'impostazione che il Consiglio ha dato. Questo è un altro tema. Quello che noi, se invece sugli atti amministrativi e diciamo così strumentali alle delibere, diciamo, noi ci riferiamo con responsabilità a quanto viene sottoscritto dai dirigenti del comune. Il consiglio comunale, ripeto, dà indirizzi generali e programmatori sull'attività che la giunta deve poi insieme naturalmente agli uffici realizzare. Naturalmente invece il consiglio, soprattutto quando si parla come in questo caso di urbanistica, deve fare un ragionamento non di legittimità ma di merito. Allora, da questo punto di vista non vedo controdeduzioni al fatto che questa proposta è una proposta assolutamente, diciamo, forte e positiva, perché è una proposta che anzitutto salva il tribunale. Sono importantissime naturalmente la partecipazione dei cittadini tramite le firme, ma è decisivo il fatto di poter presentarci con un servizio comodo e che rispetti naturalmente le richieste che il tribunale, tramite la sua commissione di manutenzione urbanistica, pone alla comunità per poter permanere in questa situazione, e soprattutto nella visione che questa operazione può permettere effettivamente di allargare dal tribunale locale di Ivrea a un tribunale naturalmente, come sappiamo, di provincia di Ivrea.
Quindi questa, noi dobbiamo comportarci su questo tipo di soluzione che viene posta con questa variante 2 e naturalmente all'interno di questa variante dobbiamo valutare se risponde, diciamo così, al carattere generale che sono stati stabiliti con il piano regolatore e successivamente con il piano particolarizzato 3. Naturalmente da questo punto di vista io ritengo che questo sia congruo con un tipo di logica che il piano regolatore con le sue flessibilità, connesse anche al P3, concede a chi conduce poi le trasformazioni via via del modificato del parco della Valle. Quindi questa è la questione sulla quale noi dobbiamo confrontarci. Se questa operazione, diciamo, potrà essere congrua e anche un'operazione che rispetta quei canoni, io non ho nessun dubbio e su questo voglio confrontarmi. Grazie. Altri interventi come consigliere? Sì, tanto facciamo atto di umiltà e ammetto sinceramente che intervenire su questi argomenti dopo Pagani, dopo Rao è qualcosa di abbastanza difficile. Beh sì, accogliamo le parole di Gilardini, non cadiamo nell'inganno del consigliere Lulla, e queste minacce tra virgolette sono assolutamente aliene al nostro pensiero, al modo di fare politica che ci contraddistingue. È una situazione complicata, la situazione alzata dal consigliere Pagani. Da tutte e due le parti si dice siamo a favore del tribunale e questo è scontato. Da tutte e due le parti stiamo cercando di fare un'operazione tra virgolette di super partes in questo momento. Da tutte e due le parti si dice la nostra linea è quella che porta il risultato più sicuro e il risultato meno pericoloso per quelli che sono gli attacchi politici che arrivano dall'esterno dell'area riporiediese e dall'esterno dell'area canavesana. Io, senza dilungarmi troppo, anche perché la discussione è stata per noi un po' una replica della discussione che abbiamo fatto, seppur a porte chiuse, in capigruppo, rifaccio la stessa domanda alla segretaria generale a cui non ho avuto risposta. Cerco di formularla a cui non ho avuto risposta in seguito. Cerco di formularla in modo chiaro, in modo che non ci siano malintesi o non ci sia possibilità di, da parte mia, naturalmente non esprimere bene la domanda che ci mancherebbe altro. Allora dice Simone, di intraprendere la strada prudenziale e quindi seguire il consiglio del consigliere Pagani, quanto ritardo avremmo sugli obiettivi che tutti noi, tutta la città, tutto il consiglio, tutta l'amministrazione abbiamo previsto? Fine dell'intervento, grazie. Grazie, altri interventi? Consigliere Borra? Grazie Presidente. Noi la dichiarazione, vista la complessità della questione e la responsabilità a cui siamo chiamati a votare in una variante su una situazione così complicata come è emerso dai vari interventi, considerato anche che al segretario generale è stato dato poco tempo per poter dare una risposta e quindi dare una responsabilità troppo importante in una situazione di questo genere, e considerato anche che dalla riunione di capigruppo non si è preso in considerazione il fatto di spostare questo punto, noi come dichiarazione di voto non parteciperemo alla votazione. Grazie. Altri? Consigliere del Paolo. Prego.
dunque questo, dunque per dire la qualità, è un tema abbastanza delicato, no? Bisogna dire e dunque a dividere in due parti il tema tecnico, cioè il tema tecnico e poi c'è quello politico. Il tecnico è formato da tecnicismi ai quali sono soggetti qualificati e hanno competenze e quindi diciamo così che in tre anni, no, con commissioni, tecnici dell'ufficio tecnico, assessore Codato, lei pure la possiamo definire un ottimo tecnico, no? Ed, non siamo riusciti a dipanare diciamo, le ombre, no? Sulla legittimità dei vari procedimenti. In ultimo adesso due commissioni, conferenza dei capigruppo, io non ho mai decorato tanto da gestire queste due commissioni, perché lo diciamo, c'è la mia, così chiamano così, era la stata la sedia, finita. E la conferenza dei capigruppo, no? Non siamo, diciamo così, riusciti almeno per noi fare almeno, non è facile, sì, a chiarire un eventuale equivoco che tu i pagani lo spettano. E comunque e sul piano politico io dico, non sto lì perché sono già stato preceduto, mi avete già così migliorato i tecnicismi di uno e l'altro, perciò è inutile dirti. Sul piano politico, per ospitare il tribunale, credo che ne avremo attenzione e non ci dobbiamo far sfuggire un'occasione del genere, no? E infatti, ad esempio, stasera avevamo così almeno qualcuno, io anche avevo qualche piccolo dubbio sulla legittimità di questo documento che adesso abbiamo ad approvare, però il segretario comunale ha detto che andiamo a votare un documento che agli effetti è normale, perciò a questo punto io non voterò secondo il mio scelto. Prego, consigliere Prati. Insieme alla riunione dei capigruppo avevo espresso forti perplessità sul fatto di votare un qualcosa dove potesse aleggiare il dubbio della legittimità. Di fatto però, e qui non è un voler fare uno scaricabarile, ma responsabile del, è vero che siamo tutti responsabili, ma responsabile del provvedimento è il segretario generale. Se a questo punto, come si sente? È il segretario generale, con questo appunto non voglio e non in assoluto scaricare le responsabilità sul segretario generale. Chiederei appunto, proprio per questo, se fosse possibile, oramai abbiamo discusso, lasciare il tempo, qualora il segretario generale dovesse avere qualche dubbio, lasciarle un tempo congruo per documentarsi a pieno e quindi poter votare tutti quanti in piena tranquillità. Presidente, sì, non ho altro da dire. Grazie. Presidente. Consigliere Pagani. Grazie. Grazie Presidente. Io ho due osservazioni. Prima di tutto perché ho qui davanti il piano particolarizzato PD3. E abbiamo già visto tutti e più o meno tutti i lavori che lo conosco. Non sono assolutamente d'accordo anch'io con il consiglio Lulla, il quale entra in netta contraddizione dicendo prima che io gli ho rotto le scatole per 3-4 anni su questo stesso argomento e adesso preso dalla fretta dice dobbiamo votare sennò perdiamo una grande occasione. È una contraddizione di tipo politico e
diventa ciò direttamente una colpa. Perché? Perché era parte di uno di quei muri che di Roma, sul quale io continuavo a battere e ribattere. Quindi, allora, al consigliere Moia rammentò un fatto fondamentale, che non si può viaggiare col paraocchi, primo. Secondo, siamo consiglieri comunali, quindi pubblici ufficiali. Nel momento in cui io ti do questa sera un'informazione che il nostro consulente, perché prima ho detto consulente del sindaco, ma in realtà è un nostro consulente, l'abbiamo pagato tutti, lo pagano i cittadini, insomma, sbaglia, ma sbaglia involontariamente, perché ci dà quella situazione come del Consiglio e non della Giunta. Io direi, se andiamo a ricercare altre ragioni di illegittimità, non so dove possiamo trovare. Il consigliere Moia non può far finta di non sapere che sul piano regolatore c'è il parcheggio pubblico e lì c'è l'azienda. Perché la ex capogruppo ha delle responsabilità specifiche, secondo me. In primis per il fatto che il parcheggio citato lo vedete benissimo. In secondo perché avevamo un'area edificabile del valore di 1,5 milioni e l'abbiamo scambiata con un'area secondaria. E non ha detto niente e non ha visto niente. Quando io gliel'ho detto non ne ha preso atto, non ha approfondito e adesso tutti presi dalla fretta ci rendiamo prostrati alla paura della consulenza. La paura ce l'ho anch'io che ce lo portino via questo tribunale. Però ragazzi, non per questo sono disponibile a passare, perché non è a mio giudizio fattibile, la possibilità di innescare una nuova variante legittima su un fatto non chiaramente legittimo. Non è possibile, non è ammesso ed è a rischio di credenza, quasi sicuro. Questa sera forse io allora se generale non sento niente, perché è piuttosto chiaro, cioè io se il generale richiamo il dovere di legittimità, ma richiamo invece il dovere di autoinformazione dei consiglieri, nel senso che lei all'interno di questa variante l'ha spiegato chiaramente nei capigruppo, dice: io sono sicuro che all'interno di questa variante non ci sono illegittimità. Io però le dico che un abuso non si può infilare in un panino. Sono stato chiaro. Quindi lei deve tenerne conto. Perché noi legalizziamo un abuso con questo meccanismo qua. Non facciamo la proietta prospettiva che avete portato avanti voi due in particolare, Rao e sulla Valdesia, del fare un reintegro di legittimità assoluta che tranquillizza tutti e poi procedere immediatamente alla fattività, perché anch'io sono convinto, anche se esistono altre locazioni che non sono state prese sufficientemente in considerazione, no. Però quella secondo me è la locazione migliore, superato il problema urbanistico, perché adesso collocarlo là è un disastro perché lo deve raggiungere, è un disastro che deve venire via, è un disastro per le scuole, è un disastro per tutti. Detto questo, ancora appunto, tornando alla legittimità, segretario, mi scusi, questa variante invece è deficitaria intrinsecamente. Glielo dico sperando di far leva su una sua osservazione, magari non istantanea, quindi appellandomi al concetto. Questa variante non prende e non denuncia chiaramente il numero di parcheggi adeguati dopo la trasformazione da produttivo a un produttivo assimilabile al terziario, cioè varia la dotazione dei parcheggi da 0,1 a 0,6. Quindi i parcheggi fissati dal PP3 non sono più sufficienti, ha bisogno di un'ulteriore variante.
10 in generale, non solo quelli specifici. Questa è una cosa di cui tutti stanno facendo responsabilità a lei, ma comune lei invece sono responsabili gli uffici tecnici, i quali sono i cofirmatari con lei della legittimità dell'atto, per competenza. Per competenza, la suffraga, no? Capisci cosa vuol dire? No, no, questo voglio dire, no, io sto cercando di prendere una posizione neutra. Nel senso, io ovviamente tutti vi state rivolgendo a lei per la legittimità, ma è fino a un certo punto quello che dice lei. Quello che sta tentando di fare, e ha tentato di fare anche Dulla, è lo sdoppiamento dell'obiettivo di scindere i due. Il progresso che ha tentato il sindaco più volte in commissione, di scindere in due il problema. Il progresso è una cosa, questa variante è un'altra, ma questa variante non va a bella vista, questa variante va ad attaccare proprio i parcheggi che sono oggetto di discussione sulla legittimità. Quindi, segretario, io naturalmente non posso permettermi di dirle più di tanto, però un attimo di attenzione la invito a darlo anche nel suo interesse. Credo di aver finito. Forse volevo leggere ancora una cosa che può chiarire ancora le idee, ma riguarda sempre la dotazione dei parcheggi. Chiediamo pertanto che gli elaborati di progetto indichino la dotazione di aree di parcheggio necessarie, perché a me è stato risposto non dal dirigente ma dall'architetto che è venuto da Parese, è stato risposto che prendeva tutti i parcheggi di B3 e li metteva assieme e bastavano, sanavano la variante, l'avanzo di variante rispetto al B3. Il ragionamento è questo: la variazione che stiamo per fare aumenta la necessità e può decadere con un ricorso TAR tranquillamente per illegittimità nel non rispetto semplicemente dei parametri oggettivi urbanistici. Questo è un fatto che può verificare. Il secondo aspetto è che non è così dissociabile come vorreste l'utilizzo di una certa area. Quindi io la inviterei a riosservare questo aspetto e a tenerne veramente conto prima di apporre la firma. Non è una minaccia, non lo vuole essere, è un invito a un'osservazione. Perché se la variante di serie l'hanno confezionata come perfettamente regolare da sola, così a mio giudizio, per il giudizio di chi mi ha consigliato duramente urbanisticamente, non è così. Anche di per sé, prescindendo dal fatto del preesistente. Poi il preesistente implica qualcosa di molto più grande che vorrei che fosse sanato, e potremmo sanarlo con una variante ufficiale del Consiglio Comunale, che implica che si vada a discutere con la proprietà per modificare le cose. Non è facile, lo immagino, ma avendolo detto 4 anni fa potrei anche avere la pretesa di dire potevamo fare la fatto. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, non provo a seguire. Grazie, ringrazio il Presidente, ringrazio il Consiglio, ringrazio in particolare l'intervento del Consigliere Tulla e del Consigliere Rao. Io vorrei comunque partire nella mia risposta dalle questioni osservate dal Consigliere Tegano, in cui sostanzialmente al di là che di chiedere se il sindaco passasse dall'area a Montefibre, chiedeva quali erano stati i parametri su cui la commissione di manutenzione aveva valutato. Si è andato a vedere come partito qualche volta. Allora, se continuo a insistere su questo, le rispondo che tutti i giorni porto ad allenare la squadra del Carnevale correndo da quelle parti. Chiudo. Ma rispondo invece alla sostanza, cioè su quali parametri la commissione di manutenzione invece ha lavorato. Sono sostanzialmente legate alle superfici, alla sicurezza
dell'edificio, quindi alla lontananza o comunque non vicinanza da altri contesti lavorativi o di frequenza, ad esempio un'osservazione fatta dal procuratore Caselli, il fatto che l'edificio dove adesso ci sono due piani ha una immediata vicinanza con la scuola, la disponibilità di impianti adeguati, e per impianto intendo dagli impianti elettrici al trattamento dell'aria, all'accessibilità in senso più ampio, che voleva dire vicinanza dei trasporti pubblici e dotazione di parcheggi. La città poi tutti noi la conosciamo e quindi penso che con questi parametri qui si possano fare delle considerazioni adeguate. Dopodiché il consigliere Pagani, peraltro nel suo ultimo intervento, diceva, al di là delle sedi considerate, io penso, se ho capito bene, che questa sia ancora la collocazione migliore. Penso, non ne sono sicuro. Sì, penso. Ho usato il condizionale. Sottolineava un problema di accessibilità all'area che il PP3 affrontava sostanzialmente con 5 interventi che definiva esterni, di cui sostanzialmente 2 sono stati fatti, un terzo in fase di realizzazione come magari avrete avuto modo di vedere, nel piano triennale c'è anche il finanziamento di quello che è il sottopasso di Via Verdi e il collegamento da sud dell'area Montenegro. Perché questo è il collegamento più difficile da realizzare, presto detto, perché il rapporto è con le ferrovie che devono dare le autorizzazioni per i sottopassi, e chiaramente il coinvolgimento burocratico e borbonico delle nostre ferrovie è quello che tutti noi conosciamo. Per quanto riguarda invece la necessità di parcheggi, io riconfermo al consigliere Pagani la questione che qui non stiamo variando la destinazione, perché noi spostiamo un terziario su un produttivo e viceversa, quindi complessivamente nell'area le destinazioni d'uso su cui sono stati calcolati i parcheggi non cambiano. Quindi non è per questa variante che devono aumentare i parcheggi. Io però vorrei riprendere dall'intervento soprattutto del consigliere Rao un concetto a mio avviso fondamentale che vorrei molto brevemente sottolineare in questo consiglio. Io ritengo che quest'area sia stato oggetto di una trasformazione estremamente importante per la nostra città e per il nostro territorio, e questo è stato frutto di scelte che la precedente amministrazione ha fatto, cercando anche di adeguare le destinazioni d'uso di un'area in un mondo che stava cambiando, per cui dei precedenti piani dove il produttivo era pressoché totale, si è reso conto di come il mondo stesse cambiando e ha adeguato le scelte. Peraltro, facendo un intervento ambientale estremamente importante per la nostra città, come peraltro ha sottolineato il consigliere Pagani, che ha chiesto
atto anche di tutto il discorso della politica all'interno delle commissioni. Ora, il tema che il consigliere Pagani in questi anni di mandato amministrativo ha più volte evidenziato è sostanzialmente legato al fatto di una sorta di privilegio di quest'area, ma peraltro poi anche lui concorda che quell'area è quella migliore, pensa essere quella migliore per la localizzazione del Tribunale, sorta di vantaggio nei confronti di quest'area che poi si è anche tradotta in alcuni atti che probabilmente non avevano un fondamento di legittimità. Rispetto a quello che richiamava il consigliere, cioè il coinvolgimento dell'avvocato Barosio, che chiaramente domani contatterò e analizzerò, è chiaro che però il quesito fatto era quello che lei ha posto. Al di là di quello che poi sia stato scritto, ma il quesito da me fatto all'avvocato era proprio legato alla legittimità di quell'atto lì, e l'avvocato Barosio non ha avuto un rapporto solo orale con il sottoscritto, ma gli sono stati forniti tutti gli atti del Consiglio e della Giunta, per cui si è basato nella scrittura del suo atto su degli atti. Detto questo, è chiaro che da una parte c'è una lettura politica di quello che è avvenuto su quell'area lì, su cui ci possono essere, a seconda, a detta del consigliere Pagani, anche degli atti non propriamente legittimi. Un altro dato è l'atto che noi adesso stiamo facendo, atto che stiamo facendo sulla base, da una parte, di un giudizio fornito dagli uffici e dal segretario comunale, che per rispondere, mi dispiace che non ci sia il consigliere Petracchi, il segretario comunale non è che questo atto lo sta vedendo oggi per la prima volta, sono mesi che gli uffici e la segreteria generale ci lavora e quindi avranno fatto, ma poi qui c'è la dottoressa che può rispondere, tutte le considerazioni nel merito della legittimità di questo atto. Questo atto, come diceva anche qualcuno, va anche a ripristinare una condizione che era nella prima convenzione, nei primi atti deliberati dall'allora Consiglio Comunale, e quindi, se vogliamo, va a ripristinare una condizione appunto che era quella del mandato dell'amministrazione di allora, del Consiglio di allora. La mia domanda non era quella. La mia domanda era ben precisa, era se durante sì, consigliere Pegano, sì, e penso di averlo anche detto quando le ho parlato di accessibilità, e quindi le ho parlato di accessibilità più in generale, cioè accessibilità con i mezzi pubblici e con i mezzi privati, che corrisponde ai parcheggi. No, non era quella, la mia domanda è giusta. Ha mai parlato durante le riunioni o con i magistrati che quei parcheggi avevano quelle problematiche? La mia domanda è questa. Quelle che problematiche che lì praticamente rispetto a Piano Prodone che sono differenti. Ha mai parlato con i magistrati? Sì, non ha parlato mai con la commissione di manutenzione di questo voglio capire io. Allora, questo è. Con la commissione manutenzione non ho parlato di questa cosa qui, no. Penso che altri ne abbiano parlato ad altri livelli con la procura per la legittimità di quegli atti, quindi non stava a me parlarne nella commissione di manutenzione. Grazie. Allora, se non ci sono io chiederei adesso una definizione di voto
naturalmente ascolto l'intervento. È molto chiaro che comunque il responsabile dell'ufficio tecnico, il firmatario di questo atto, assieme al dirigente qui presente del comune, risulteranno i primi legalmente vincolati a questo atto. Però la responsabilità rimane di tutti coloro che la firmano. E non lontano dalle esigenze, comprendendole, io sollecitavo di diverso, se siamo più avanti lì e non vogliamo, per quello che io dicevo riguardo all'atto di quella sede, se siamo più vicini lì in tempi, cerchiamo di sanare tutto ciò che si può sanare e poi andiamo, eccetera, eccetera. L'altro aspetto che dicevo sul parcheggi è che poi è stato un pochino travisato, forse nella mia incapacità espressiva, ma ogni variante presenta un documento d'accompagnamento in cui tutti i dati sono messi precisi e ravvicinati con una somma, non come ha fatto l'architetto Palese nell'ultima riunione, che ha detto ci sono questi. Questo è un modo da farsi una aspana che non si può accettare, perché noi, loro, io no, loro si fidano di questi giudizi. Hai capito cosa voglio dire? Quindi, e tu anche, presumo, quindi anche dagli uffici dobbiamo pretendere molto più senso di responsabilità e precisione nell'atto amministrativo. Questo è fondamentale, lo dico per ora e lo dirò per sempre. Magari non mi chiederò tu un fermo, ma comunque il concetto è assolutamente quello. E la responsabilità, a questo punto, chiudendola in questa maniera, effettivamente di molto ricade sulla presente dirigente. Altri interventi? Ci sono due precisazioni dietro le dichiarazioni di motore. Una la faccio consigliere Pagani, che mi ha chiamato in caso direttamente, il collega Pagani, che non mi ha capito, e glielo ribadisco. Io, a differenza di quanto ritiene lui, ma sarà legittimo pensarla diversamente, ritengo che il tema in discussione oggi sia slegato dai temi che lui ha affrontato precedentemente in questo consiglio, sempre legati a quell'altro. Punto 1. Sì, ognuno si viene il suo, ma non è che uno possa dire che l'altro non ha capito. Ha capito e l'ha messo in modo differente ed è legittimo, no? Seconda cosa, a differenza di quello che ritiene il consigliere Pagani, io ho partecipato sia a tutte le conferenze dei capigruppo, sia a tutte le commissioni su questo tema specifico. Ritengo di poter esprimere, fammi finire, un giudizio positivo e non negativo sul lavoro che è stato svolto dagli uffici. Questo ci tengo a dirlo a tutto il consiglio. La terza precisazione è una precisazione che ci tenevo a fare per spiegare come questa delibera viene vissuta dagli addetti ai lavori. Mi permetto di farlo perché, oltre a fare il consigliere, faccio anche l'avvocato. Allora, vorrei far capire che quello che quindi gli addetti ai lavori pensano è che, giustamente, i ritardi di questi adempimenti amministrativi premono nella direzione contraria rispetto a quello che tutti ci auspichiamo. Lo dico anche a Salvatore, dicendogli che è vero che c'è la questione di Pinerolo, ma c'è anche un altro tema che non è solo qualcosa che io ritengo, ma che ha già trovato dei riscontri pratici, nel senso che dal Ministero arrivano periodicamente delle richieste al Presidente del nostro Tribunale
sullo stato di avanzamento lavori per la collocazione nella nuova sede. Periodicamente arriva un osservatore, non è una cosa eventuale, c'è già stata una richiesta di questo tipo, te lo posso dire perché da addetto ai lavori conosco questo tipo di situazioni, quindi non è una cosa eventuale. Con questo non voglio minacciare nessuno, sia mai, prendo solo e do il consiglio di quelle che sono le situazioni e lo stato di fatto, e quindi rendo io il consiglio che da quell'ambiente, dall'ambiente forense, arriva una preoccupazione nel ritardo. Punto. Credo che su questo, tra l'altro, organi di rappresentanza dell'avvocatura abbiano già avuto modo di esprimersi sugli organi di stampa, esprimendo le mie stesse posizioni. Ma questo è un ragionamento un po' ulteriore che fai. Chiudo con una dichiarazione di voto favorevole. Grazie. Grazie. Altri? Allora, se non ci sono altri interventi, metterei in votazione il punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Grazie. Contrari? Grazie. Astenuti? Però il punto è approvato con 13 voti favorevoli e 2 contrari, presenti in aula 15 consiglieri. Presidente, io mi scuso.